Bene, grazie innanzitutto all'Istituto di avermi invitato e spero che la mia relazione sia utile alla nostra comune riflessione. E io vorrei partire da una constatazione che può sembrare assolutamente banale, cioè che l'Europa è un'invenzione dell'europeismo, cioè un'invenzione di un'idea, di un progetto che prima di essere stato un progetto politico è stato un progetto ideale, un sogno, un'utopia, possiamo dire, che era però incentrata su un dato di grande rilievo, che avrebbe poi avuto una grande continuità fino ai giorni nostri, cioè che l'Europa è un'entità storica che è sovraordinata rispetto agli stati che la compongono. E questa entità storica sovraordinata può avere un ruolo politico, cioè può svolgere una funzione in rapporto a una questione centrale che in Europa si pone alla fine della guerra di religione, cioè mantenere la pace. Mantenere la pace dopo la fase, cioè torneremo su questo, dopo la pace di Vestfalia, che aveva avuto un'idea che avrebbe segnato l'Europa e avrebbe determinato un elemento fondante della sua eccezionalità planetaria, cioè gli stati rinunciano alla verità religiosa in questo caso per la pace. La prima domanda che io mi sono posto è questa: quando questa idea comincia a prendere corpo in Europa? E qui indubbiamente c'è un punto di partenza quasi obbligato, cioè il projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe dell'abbé di San Pierre, nessuno personaggio del tutto sconosciuto, il nostro abate gesuita, che però nel 1713, quando partecipa alle attività, alle riunioni, insomma, per scrivere il Trattato di Utrecht, quello che pone fine alla prima guerra di successione europea, quella spagnola, che aveva dissanguato l'Europa per un quindicennio, appunto formula questo suo projet. Guardate bene, un projet non è un libro, quello di San Pierre, non è una poesia, è un trattato che definisce ed è scritto in forma di un trattato, diciamo, politico-istituzionale. Cosa prevedeva l'idea, diciamo, dell'abbé di San Pierre? Prevedeva un'Union européenne, organizzata come un congresso arbitrale di rappresentanti dei singoli stati, insediato in permanenza per risolvere giuridicamente le controversie internazionali, assicurare regole condivise, garantire pace e sicurezza agli stati membri. I sovrani e le repubbliche aderenti si impegnavano a cedere, questo è un altro grande tema, una porzione della loro sovranità, sottomettendosi a leggi comuni e a sentenze destinate all'applicazione di sanzioni ove venissero disattese. Come si fa a applicare le sanzioni? Ci vuole un esercito europeo che svolga funzioni di polizia e anche funzioni militari in senso stretto. Come voi facilmente intuite, questa idea dell'abbé di San Pierre prefigurava un'istituzione, un'entità più simile alle Nazioni Unite che ha l'Europa come si è venuta conformando dai trattati della seconda metà del XX secolo. Però, diciamo, mette in luce un filone di pensiero rispetto che innova rispetto
rispetto alle riflessioni che dopo la pace di Vestfalia appunto si erano determinate, si erano, come dire, abbastanza susseguite, determinando progetti utopici, utopie, regni della pace e della eguaglianza, che cercavano in qualche modo di recepire questa grande intuizione che fonda l'Europa, cioè appunto la pace di Vestfalia. Cioè, in genere quando uno va a scuola pensa che le paci, queste guerre sono date noiosissime da imparare, invece la pace di Vestfalia è una data, 1648, la fine della guerra dei 30 anni, che ha un valore, poi adesso lo vedremo più nel dettaglio, importantissimo. Della riflessione dell'Abbé di Saint-Pierre io volevo, diciamo così, tener presente tre questioni. Uno, la sovranazionalità come antidoto alla guerra. Due, diciamo, la scala territoriale. Molti di quei progetti europei che gli intellettuali avevano per orizzonte il mondo, invece l'Abbé di Saint-Pierre parla dell'Europa, di questa entità storico-culturale. E la terza è che c'è una forte connessione tra il pensiero europeo e la pace. La necessità di uscire dai conflitti interstatuali. L'idea della cessione di sovranità, badate bene, non era una novità. Ci aveva pensato quasi un secolo prima Hobbes, quando nel scrivere il Leviatano, no, mette in evidenza che la società, lo Stato si fonda su una cessione di sovranità dei cittadini, no? Quindi il Leviatano, lo Stato, il Dio mortale, come lo chiama Hobbes, si fonda sull'idea che per stare insieme una comunità di esseri umani deve cedere sovranità a un presidio esterno alla somma dei suoi simili, no? Innanzitutto però vorrei abbandonare, diciamo, il nostro Abbé di Saint-Pierre, che tra l'altro non ha avuto, come vedremo, grande fortuna nella sua esistenza, per riferirmi a un dato, cioè che cos'era l'Europa agli inizi del Settecento. L'Europa all'inizio del Settecento era già una grande potenza mondiale, che era stata di volta in volta, a sua volta, scusate il gioco di parole, egemonizzata dall'Olanda, dalla Spagna, dalla Francia e ora dall'Inghilterra. Ma questa Europa originaria, diciamo, si era riconosciuto in ciò che costituisce la vera essenza del Trattato di Vestfalia, cioè lo ius publicum europeo, quello che poi avrebbero precisato teoricamente sia Grozio che Baudet, cioè la definizione di uno, come potremmo dire, di un diritto internazionale, ecco, che sanciva lo spazio di legittimità della guerra interstatale. Nel nuovo nomos dello Stato moderno, per dirla con Carl Schmitt, lo Stato moderno che costituisce lo strumento istituzionale di quella egemonia planetaria, il fulcro non è più la guerra, ma l'equilibrio tra gli Stati, cioè il loro reciproco riconoscimento, la loro reciproca legittimazione come fondamento della stabilità continentale. Cioè l'equilibrio tra gli Stati diventa la forma storica con cui si costruisce il sistema delle relazioni internazionali europee, che, guardate bene, sarebbe durato fino alla Prima Guerra Mondiale. Perché il concerto delle nazioni europee, tanto amato da Bismarck, non era altro che la diciamo riedizione, possiamo dire in salsa ottocentesca, della stessa storia. Il primato europeo, dunque, non è assicurato soltanto dalla combinazione di potenza economica, potenza militare, come ci ha ricordato il grande storico americano Paul Kennedy,
non è solo strettamente connesso al primato scientifico e culturale, badate bene, in quel Settecento, tra la fine da Galileo in poi l'Europa salta, no, al centro, no, della diciamo, riflessione e anche dell'innovazione scientifico-tecnologica. Innovazione scientifica-tecnologica che ha fatto del continente europeo indubbiamente la sede di una civiltà che allora comincia a considerarsi superiore, ma è anche questo primato europeo fondato sulla capacità degli stati, difficile, controversa e smentita dalla miriade di guerre che riguardano proprio l'Europa settecentesca, diciamo, interesse dalla riflessione per costruire l'ordine internazionale. L'ordine internazionale, il cui fine non è legittimare la guerra, al contrario, è legittimare la pace come fondamento dell'ordine, pur prendendo atto che gli uomini la guerra la fanno e quindi bisogna, e gli stati la fanno, i re la fanno, e quindi è difficile diciamo scadere nell'irenismo, però l'idea dell'ordine è questo. Abbiamo messo un tassello, l'abbé di Saint-Pierre. Nel 1748 Montesquieu pubblica l'Esprit des Lois, che fornisce la prima definizione dello Stato di diritto basato sulla separazione dei poteri, quello di cui ha parlato Pellegrini prima, da cui deriva l'esaltazione della Repubblica come esaltazione, come alveo istituzionale più confacente perché quell'esprit potesse dispiegarsi a pieno. Ma nell'opera di Montesquieu c'è molto di più utile ai fini della nostra riflessione. Emerge il tema dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e il problema cruciale dei limiti del potere politico, cioè l'esistenza di uno spazio sociale, civile, che è indisponibile al potere politico, che ne costituisce il limite. E questo limite sta nella legge. Legge che, tra l'altro, limita anche la libertà. Perché, come diceva Montesquieu, la libertà è il diritto di fare ciò che le leggi permettono. Questa riflessione, diciamo, anticipa di pochissimo, qui il tempo, le date ahimè della storia sono straordinariamente rilevanti, l'uscita dell'opera fondamentale di Voltaire, l'Essai sur les Mœurs et l'Esprit des Nations, che è, possiamo dire, il compendio del suo universalismo razionalista, che suonava anche nel titolo come una ripresa della riflessione di Montesquieu, però proiettata nell'ambito di una visione della storia umana, risolta nello spirito della legge, risolta nello spirito soprattutto della tolleranza come antidoto alla schiavitù e alla violenza. Non dimentichiamo che sono quegli anni nei quali in Europa si comincia a discutere di come combattere la schiavitù. Noi avevamo un fiorentissimo commercio, gli inglesi soprattutto, gli olandesi avevano un fiorentissimo commercio di schiavi, no? Che costituiva, diremmo oggi, una componente essenziale della bilancia dei pagamenti continentali. Bene, Voltaire discute di costumi e di nazioni in questo contesto e dice una frase importantissima, dice: siamo tutti figli della fragilità, fallibili e inclini all'errore. Non resta dunque che perdonarci vicendevolmente le nostre follie. È questa la prima legge naturale, il principio a fondamento di tutti i diritti umani. Ecco, questa è un'altra parola chiave, diritti umani, che è un altro elemento insieme all'esprit des lois, insieme al ius publicum europeo, di quella identità europea che si viene formando a metà Settecento.
In questo contesto non si può dimenticare Adam Smith, che nel 1776, siamo lì a pochi anni, scrive l'indagine sulla natura e le cause della ricchezza della nazione, che mette al centro il mercato, la libertà d'impresa, come centro propulsivo della forza economica dell'Europa, l'industrialismo, ma anche come espressione della libertà individuale e dell'autonomia della società civile. Ripeto, l'abate di Saint-Pierre fu un uomo sconfitto, non solo perché nel Settecento le guerre si inanellarono spaventose, tra l'altro scoppiò la prima vera guerra mondiale, cioè la guerra dei sette anni tra la Gran Bretagna e la Francia per il controllo dell'Atlantico, del dominio atlantico, ma anche sul piano politico, perché venne emarginato non solo dai sovrani ma anche da intellettuali di grande peso, lo stesso Voltaire e Rousseau lo svillaneggiarono dicendo che era un utopista senza cervello, cioè sognava un mondo che nessuno avrebbe mai potuto realizzare. Però questa utopia un po' irenica, un po' irrealizzabile, perché estranea alle dinamiche concrete che si muovevano nello spazio politico reale, in realtà qualcosa lasciò, perché come ha detto Ronzitti nella sua prefazione, a questa idea della pace perpetua si riferisce Kant quando nel 1795 pubblica il suo famosissimo trattato, anch'esso, badate bene, non è un pamphlet, non è un saggio, non è una riflessione, non è, è un trattato, come se cioè alla fine di quella riflessione ci dovessero essere delle firme di sovrani, di re, di repubbliche. Ovviamente dietro la riflessione di Kant c'è qualcosa che non potevano sapere né Voltaire, né Rousseau, né l'abbé di Saint-Pierre. Ci stanno due rivoluzioni. Tra l'altro ce ne sta una che ai fini della nostra riflessione per il pensiero di Kant è ancora più importante della seconda, cioè la rivoluzione americana che fonda uno Stato federale e che è il modello di Stato federale che Kant in qualche modo prefigura. E infatti l'ordine che pensa per mantenere la pace perpetua Kant è basato su un federalismo intestatale, cioè gli stati dell'Europa danno vita a una federazione di stati che trova un fondamento giuridico in un diritto intestatale, cioè in un diritto federale, esattamente come stava accadendo negli Stati Uniti, cioè dove federalismo e confederalismo costituivano le grandi tematiche della riflessione. Kant lo dice lui stesso, non era un utopista, non pensava che la pace fosse conseguenza del fatto che gli uomini sono buoni. Pensava invece, leggendo il suo amico Montesquieu, che la pace, l'ordine, sta fondato sulla legge e sulla sua capacità di tradurre in convenzioni valide per tutti quel comune destino dell'Europa che è al centro della sua riflessione. La rivoluzione francese, più ancora che il pensiero di Kant, formulano, diciamo, nella memoria nostra europea l'idea che l'Europa sia al centro di un modello di civilizzazione, i francesi appunto lo chiamano civilisation, eccezionale rispetto al resto del mondo. Questa idea, ovviamente nell'Ottocento, tra l'altro questa idea dell'eccezionalità dell'Europa è alla base della prima grande storia d'Europa che Guizot scrive alla fine degli anni 20 dell'Ottocento, no? Questa idea d'Europa come civiltà
si deve in qualche modo confrontare con l'Europa delle nazioni, che non sono più l'Europa dello Stato moderno, seicentesco, settecentesco, quello che aveva fatto il Trattato di Vestfalia, ma è l'Europa della nazione liberale, che è cosa diversa dal punto di vista storico. Ovviamente questa civilizzazione avrebbe potuto sopravvivere se questa idea di nazione fosse stata mite, se cioè gli stati avessero cercato identità e forza senza mettere in discussione, come ci ricordavano soprattutto le riflessioni di Giuseppe Mazzini, senza mettere in discussione la comune appartenenza degli uomini che stanno dentro le nazioni e che dalle nazioni assumono identità storica, senza dimenticarsi che noi siamo parte dell'umanità, un contenitore concettuale, ideale, che è per Mazzini il più grande antidoto alla violenza politica, l'umanità. Un'idea di nazione, come il plebiscito quotidiano avrebbe detto Renan dopo la guerra franco-prussiana, ma espresso cioè da cittadini che si riconoscono in libere istituzioni, che però nulla aveva a che fare con quella idea di nazione basata sul sangue e sulla terra, che proprio nelle pieghe tragiche della guerra franco-prussiana comincia a emergere. Perché quella idea di nazione porta con sé il più grande vulnus allo ius publicum europeum, perché è basata, si traduce in una visione dell'ordine internazionale basato sullo scontro degli stati per l'egemonia planetaria, per politiche di potenza. Purtroppo però nella seconda metà dell'Ottocento fu questa nazione del nazionalismo, scusate il gioco di parole a imporsi nello spazio pubblico europeo, sostenuta, rafforzata dal fatto che comincia la grande stagione del colonialismo. Però quel nazionalismo mite era riuscito a garantire la pace per un secolo. L'Ottocento della borghesia e del movimento operaio, dei risorgimenti e del progresso, aveva potuto garantire la pace perché aveva costituito uno straordinario meccanismo di funzionamento, che ha raccontato con parole straordinarie Carlo Ponani nel suo grande libro La grande trasformazione. Un intreccio virtuoso tra industrialismo e alta finanza, Stato liberale capace di allargare, seppur lentamente, le sue basi sociali, sistema monetario basato sull'egemonia, sulla base aurea, e mercato autoregolato ma con una presenza visibile, soprattutto dopo la crisi degli anni 70 dell'Ottocento, la presenza della mano visibile dello Stato. Sulla copertina di un recente libro Emilio Gentile scrive: due colpi di pistola, 10 milioni di morti, la fine di un mondo. La fine del mondo, per sintetizzare la frattura che in questo, diciamo, excursus che sto facendo, anche se molto a spanne, diciamo, rappresenta la guerra mondiale. La fine del mondo è proprio la fine di quella civilizzazione europea, è la fine dell'Europa, come si era venuta costruendo in questi due secoli. Muore un mondo, muore quella civilizzazione, muore per molti aspetti lo spirito dell'89, cioè la combinazione tra libertà, eguaglianza, fraternità. Cioè muore il fondamento ideale tradotto nella Costituzione francese e americana del messaggio progressista che caratterizzava lo spazio politico, il repubblicanesimo moderno e anche il liberalismo radicale ottocentesco. Questa civilizzazione che muore ha avuto una grande vitalità culturale, ideale,
oltre che un fondamento di violenza proiettato su Cina, sulle popolazioni che stavano fuori dal vecchio continente. E se ne accorgono due testimoni straordinari. Se ne accorge Freud nel 1915, quando scrive le considerazioni attuali sulla guerra e la morte, e Keynes quando scrive le conseguenze economiche della pace nel 19. Ma il dominio del mondo, che proprio la guerra, che proprio con la guerra le nazioni imperiali avevano raggiunto, metteva in luce come quella civiltà si considerasse pienamente legittimata a dominare gli altri continenti, grazie alla sua superiorità. Qui non abbiamo il tempo per approfondire questo tema, segnalo solo che è stato Max Weber, ai primi del Novecento, che si è assunto il compito di spiegare, attraverso il confronto con le altre civiltà orientali, l'eccezionale sviluppo europeo, a suo avviso caratterizzato dal progresso del razionalismo e dello spirito di libertà che nessun altro continente possiede e ha elaborato. Weber, cioè, è l'unico grande scienziato sociale che mette in evidenza un dato: l'Europa è figlia della sua capacità di produrre modernità. Vi vorrei soffermare, avviandomi alla seconda e conclusiva parte del mio ragionamento, sulle conseguenze della Prima Guerra Mondiale, da due punti di vista che sono eccentrici rispetto al tentativo di costruire e studiare le conseguenze della guerra mondiale, che sono fuori dal mio obiettivo. Uno è questo: l'idea d'Europa si afferma, l'Europa del dopoguerra mondiale non è più l'Europa stretta di Voltaire, quella che si era costruita nell'asse tra il Reno e il Danubio, da Carlo Magno in poi, con una propaggine mediterranea. È un'Europa larga, delle piccole nazioni e dei panmovimenti che stanno ai confini mitteleuropei dell'Europa, in quello spazio che va appunto dalla Germania fino alla Russia. Questo passaggio verso una diversa geografia dell'Europa è fondamentale, anche alla luce di quello che sta, il gruppo di Visegrad, possiamo dire, nasce qui. Non dimentichiamoci che questi piccoli stati non avranno negli anni 20 e 30 esperienze di democrazia. Saranno stati che elaboreranno rapidamente soluzioni autoritarie, non necessariamente, anzi, che poco avevano a che fare e avranno a che fare col fascismo e col nazismo, ma soluzioni autoritarie, dove cioè la traduzione di questo grande sforzo ideale degli stati europei di tradurre in Costituzione lo spazio dei diritti, delle libertà e anche delle definizioni del potere politico assume senso. Questo passaggio verso un'altra geografia dell'Europa è cruciale. Un grande storico, Dan Dimmer, ha scritto un bellissimo libro alla fine del secolo scorso, dicendo che l'Europa del Novecento si capisce solo guardandola da Odessa. E questo credo che sia una grande intuizione di Dimmer, no? Cioè, se noi la continuiamo a guardare da Parigi, da Londra, da Roma, da Madrid, capiamo molto, ma non le cose essenziali che capiscono, che fondano la differenza fondamentale tra il XX secolo e il XIX. Il secondo elemento è questo: questa Europa scassata, distrutta, vuol dar ragione un po' all'abbé di San Pierre, no? E si mette a costruire, diciamo, istituzioni sovranazionali, costruisce la società delle nazioni per arginare le pulsioni distruttive che la rottura di quella civiltà aveva immesso. Guardate bene che la rottura di quella civiltà è il segno
la vera scaturigine dei totalitarismi, non solo di quello fascista e nazista, ma anche di quello bolscevico. Su questo tema delle Nazioni Unite, come argine alle pulsioni della guerra, scriveranno, è illuminante il carteggio che Freud e Einstein si scambiano nel 1932, no? Siamo alla vigilia del trionfo del nazismo in Germania e questi due grandi intellettuali, uno diciamo ormai avviato alla vecchiaia, no? L'altro invece nel pieno diciamo della sua attività scientifica, sono importanti proprio perché illuminano le preoccupazioni di questo due grandi intellettuali. Ovviamente, come tutti voi sapete, la società delle nazioni ha una vita grama negli anni 20 e 30, non riesce a combinare quasi niente, però non è proprio così, diciamo, no? Comincia a buttare, a produrre un qualche diritto, un qualche tentativo di intervenire, mette cioè a giorno alcune riflessioni, per esempio una importantissima, che per fare la pace in Europa bisogna mettere sotto un controllo sovranazionale la produzione dell'acciaio, che sarà poi la base su cui si costruirà la CECA. Quindi questi uomini dell'Europa, di questa società delle nazioni di cui noi non ricordiamo nemmeno i nomi, in realtà qualcosa fanno nel disastro globale. E questa Europa è anche quella che riesce a fare il progetto degli Stati Uniti di Europa, presentato da Briand nel settembre del 29 alla Società delle Nazioni. È un continuo, cioè rielaborare, penso a figure come Alberto Mao, Courtois Calergi, i quali continuano a riflettere su queste tematiche dell'Europa, mentre il mondo va da tutt'altra parte e diciamo i venti di guerra già alla fine degli anni 20 sono assolutamente evidenti. Gli intellettuali più sensibili allora che pensano dell'Europa negli anni 30? Direi che noi possiamo avere due linee. Una è la nozione di crisi, quella di Bloch del 35, che vede un'Europa travolta da una crisi che non avrebbe mai potuto risolvere, e l'altra, che è quella di Huizinga, di Croce, cioè dell'Europa come rifugio, come luogo dove può annidarsi in qualche modo residue speranze di salvezza, non solo per l'Europa, ma per il genere umano, no? E a questa Europa salvezza dettero una forma due grandi storici che casualmente, perché penso che non l'avessero, diciamo, allora non c'era internet per cambiarsi i titoli dei corsi universitari, no? Ecco, ma Huizinga, Febvre e Chabot fanno tra il 43 e il 44 due corsi sull'Europa, uno al Collège de France e l'altro nella, potremmo dire, appena nata Università di Milano, perché l'Università di Milano nasce nel 1927, quindi il giovane Chabot stava in questa università, che era importante perché era l'Università di Milano, diciamo, nel sistema accademico di allora era certo, non certo, una delle università più rinnovate. Bene, cosa fanno questi due intellettuali? Fanno un gesto di rottura. Non dimentichiamoci che c'era l'Europa in guerra, occupata dal nazismo, no? Quindi non aveva più la forza del 42 dopo Stalingrado, però insomma i giochi non erano ancora finiti, soprattutto rimaneva il controllo politico, poliziesco del fascismo e del nazismo. E questi due intellettuali fanno invece un corso sull'Europa, pensandola esattamente come un'Europa salvezza, come un'Europa rifugio, come qualcosa che dalle macerie di quella catastrofe poteva essere riportata in qualche modo in auge all'attenzione politica, culturale dei cittadini. Chabot, nella premessa al suo corso sull'Europa, mette in luce quale fosse il suo fine
che era sì ideale, culturale, ma anche eminentemente politico. Cioè riconciliare l'idea d'Europa e la nazione, e l'idea di nazione, l'unità della civiltà europea come la molteplicità delle nazioni, delle caratteristiche, delle differenze nazionali, spiegando cioè la necessità che essa, il suo divenire da semplice concetto, idea, perché si trasformi da aspirazione a volontà, da mero acquisto dell'intelletto in fattore sentimentale e volitivo. Lui dice da conoscenza a valore. Una ricostruzione storica che ambisce a definire in qualche modo un programma, e anche quella di Bloch ricostruisce più storicamente, diciamo, la storia dell'Europa, ma finisce con una domanda, ed è su questo che io concluderò il mio intervento. Bloch, nel 44 è molto pessimista, molto pessimista, molto più pessimista di Chabot. Chabot era già quasi diventato un militante della resistenza italiana. Dopo aver fatto questo excursus, Febvre conclude: ma come farla questa Europa che non poggia su alcuna realtà? E così conclude il suo corso. Chi gli dà una risposta a questo interrogativo? Gliela danno quattro giovani partigiani, quattro giovani antifascisti, chiusi in un carcere, che nulla sapevano sicuramente del corso di Febvre e che probabilmente non avevano saputo quasi niente nemmeno del corso di Chabot. Quattro carcerati, tre uomini e una donna, Spinelli, Rossi, Colorni e Ursula Hirschman, che chiusi in questo posto, chiunque vada per mare capisce che lì dentro grandi circolazioni di idee non ce ne dovessero essere moltissime, ecco, si mettono a scrivere ancora una volta in forma di trattato, in forma cioè di un progetto politico chiaro, un manifesto per l'Europa. Questo manifesto, come voi sapete, diciamo, è noto, insomma, è il fondamento dell'europeismo contemporaneo. Però è importante vedere come questi giovani intellettuali, perché si trattava di giovani intellettuali, come dire, avevano nella loro formazione la conoscenza di questa storia che io vi ho succintamente riassunto, e quindi cercarono di calarla dove questa storia? Dentro l'unico spazio nel quale era possibile pensare in futuro, e questo spazio era l'antifascismo. Questi tre giovani, quattro giovani, erano dei militanti antifascisti. E perché questo è potente come riflessione? Perché nel mentre questi signori scrivono, l'antifascismo non ha vinto, non ha vinto, sta combattendo, anzi nel terribile inferno del 44 rischia di perdere la sua lotta contro il nazifascismo. Eppure loro sanno che lo spazio ideale, culturale, politico è solo quello, non ce ne sono altri a disposizione per ripensare l'Europa. D'altronde lo pensano anche Jean Monnet, che in quegli anni combatteva la resistenza in Francia e sarebbe poi diventato uno degli architetti dell'Europa. Non si conoscevano Jean Monnet e questi quattro ragazzi, anche Jean Monnet non era ricchissimo, era un po' più vecchio di loro, ma insomma
era, possiamo dire, anche lui un giovane, ecco, in una concezione larga di questo aggettivo, no? Non si conoscevano, però pensano la stessa cosa, ed è sorprendente che pensino la stessa cosa, esattamente come può sembrare sorprendente che nel Settecento un sacco di intellettuali pensano la stessa cosa, cioè pensano delle idee che esistono, no? Perché le idee non sono cose che nascono nella testa degli intellettuali, gli intellettuali le plasmano, le formano, ma le idee ci sono, sono dentro lo spirito pubblico, ed è questo fondamentale, no? Bene, questo manifesto ha due punti di forza. Uno, l'idea di riprodurre, di ripensare il meccanismo della dell'Europa come unità di stati indipendenti, stati uniti d'Europa. La loro convinzione è che lo Stato-nazione non ha futuro, non è lì la soluzione per ricostruire l'Europa, ma bisogna fare un salto verso gli Stati Uniti d'Europa. Non solo però Stati Uniti d'Europa, ci vogliono due cose fondamentali su cui sia Polorni che Spinelli, che sono stati più degli altri veri estensori del manifesto, insistono. Una, ci vuole più democrazia. L'Europa degli Stati deve essere un'Europa a fondamento democratico. La sovranità degli Stati Uniti d'Europa deve essere del popolo europeo, dei popoli europei. Non è un'architettura come quella che pensava Briand o altri di, diciamo, statisti, oggi li chiameremmo di tecnocrati. Gli Stati Uniti d'Europa sono, se sono stati uniti, dei cittadini europei. E la seconda cosa fondamentale che deriva dalla cultura politica di questi intellettuali che erano legati alla tradizione del socialismo, di giustizia e libertà, è che la democrazia dopo il 45 o è una democrazia sociale o non è. Quindi ci vuole Stato di diritto e welfare per rifondare l'Europa, e ci vuole Stato di diritto e welfare dentro un contesto, appunto, che è quello degli Stati Uniti d'Europa. Non dimentichiamoci però che quando questi signori scrivevano i loro trattati, il loro piccolo trattato, stavano succedendo delle cose colossali in Europa, perché nel 34, nel 44 era già stata definita l'ordine monetario internazionale a Bretton Woods, era già stata scritta nel 41 la Carta Atlantica, e il giovane Beveridge aveva già definito che cos'era il welfare britannico. Siamo nel 44, anche qui le date sono potentissime, cioè la storia d'Europa si fa con la unità di misura dei mesi, non con l'unità di misura degli anni, dei mesi, no? Bene, l'ultimo punto, e poi qui davvero finisco, è l'idea che hanno questi uomini, questi giovani, che questa nuova Europa non deve più essere un'Europa che fonda la sua ricostruzione sull'idea di eccezionalità europea, sulla sua superiorità scientifica, culturale, per sostenere il proprio dominio politico, culturale europeo. L'Europa è un'Europa, gli Stati Uniti d'Europa devono rinunciare al colonialismo, perché questa Europa ha senso se è capace di garantire per il più vasto numero dei suoi cittadini benessere, libertà, non, e diventare per questo un punto di riferimento mondiale, non per il dominio coloniale. Come ha scritto Norberto Bobbio, alla base vi è un accordo, un compromesso tra una pluralità di storie nazionali diverse al quale la politica nazionale sa di doversi sottomettere, rinunciando a una parte della propria sovranità per non ricadere nel tunnel dell'imperialismo razziale. Ovviamente il progetto è un progetto funzionalista, questo ne parleranno chi verrà dopo di me, ma aveva questa forza, cioè di recuperare ciò che davvero era mancato tra le due guerre, cioè la democrazia, la libertà, l'eguaglianza, i grandi valori di quello spirito
dell'89, che era stato sostituito dallo spirito del 1914, della guerra interstatale. Ora, noi possiamo ipotizzare che questa Europa che pensano questi quattro giovani sia un'utopia. In realtà non è stato così. Questi quattro giovani, che poi divennero tre perché Colorni sarebbe stato ucciso da lì a pochi mesi quando riuscì a fuggire da Ventotene, questi tre giovani si mettono a lavorare, fanno una lega delle nazioni, sono piccole cose rispetto ai grandi partiti che si stanno formando in tutta Europa, però è un seme fecondissimo che un'elite economica antifascista ed europeista coglierà nelle contraddizioni del mondo degli anni 50, la guerra fredda, la cortina di ferro, quindi in contesti che i nostri quattro giovani intellettuali non avrebbero potuto immaginare, ma viene ripreso ed è, come dire, in qualche modo il lascito effettivo di quella stagione. Ora, noi sappiamo, e lo diranno chi mi parlerà dopo di me, le miriadi di difficoltà con cui l'Europa ha costruito se stessa in questi 70 anni. Però non c'è dubbio che queste sono le sue radici. Fuori da queste radici, che sono radici culturali, storiche, ideali, morali, l'Europa non esiste, non c'è nessun trattato che può sostituire il riconoscimento di queste radici. E loro, che è ancora più difficile, come appunto dirà Altiero Spinelli, il loro continuo inveramento, basta scriverle da qualche parte, bisogna inverarle, no? E ovviamente l'inveramento delle nazioni sono le sue costituzioni, che si fanno tutte negli anni 40, no? Però qui la Costituzione europea, come voi sapete, ha subito una battuta d'arresto nel 2005, quindi noi non ce l'abbiamo una Costituzione europea che recepisca questo ordine di valori dentro i suoi ordinamenti. Però questo ordine di valori c'è lo stesso, e bisogna in qualche modo tenerlo vivo, pur nella differenza delle fasi storiche. E credo che, diciamo, ritornarvi insieme come riflessione di partenza per il nostro lavoro abbia una qualche utilità. Grazie.